Mi piacerebbe imparare il linguaggio del vento, per cantare alle foglie brune la bellezza della loro fine. La fine ha una bellezza. No, non ha una bellezza la fine. La fine è fine. Come si può dire che la fine è bella? E perché non possiamo dirlo? Perché siamo uomini, perché siamo noi, perché non siamo il vento, appunto. Il vento, chi è il vento? O meglio, cos'è il vento? Potrebbe andar bene anche il chi più che il cosa. Il chi potrebbe andar bene quando, appunto, cerchiamo di vedere con gli occhi altrui, non con i nostri occhi, ma immedesimarsi nello sguardo di altri. Come guardano gli altri? Come guarda il vento? Il vento come personificazione parla alle foglie brune, canta alle foglie brune, canta la bellezza della loro fine. Perché? Perché appunto lui sa parlare alle foglie, cosa che noi non sappiamo fare. E allora, se fossimo capaci appunto di parlare alle foglie come fa il vento, probabilmente sapremmo cogliere la bellezza della loro fine. Ma dobbiamo appunto immedesimarci nel vento, dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo trasalire noi stessi, arrivarci con la nostra immaginazione.